Ciao a tutti, nel video di oggi vi voglio mostrare alcune creazioni che ho realizzato negli ultimi tempi. Durante i mesi estivi sono stata un po' lontana dal canale a causa di alcuni impegni, tra cui anche lo studio. Però oggi torno con questo video nel quale vi voglio mostrare questa collana, intanto, che probabilmente qualcuno di voi avrà già visto sulla mia pagina Facebook un po' di tempo fa. Però mi sono sempre ripromessa di registrare il video per potervene parlare un pochino, per spiegarvi un pochino la realizzazione. E poi vi mostrerò un'altra proprio piccola creazione che ho fatto ancora prima. È veramente molto semplice. E infine vi dirò la mia opinione riguardo a un tipo di colla che ho comprato recentemente. Allora, cominciamo dalla collana. Intanto, come potete vedere dal video, è una collana a tubo rigida che è stata realizzata utilizzando delle fascette, delle piattine per soutache. Ho voluto realizzare questo tipo di collana perché ero andata un po' di tempo fa in un ingrosso di stoffe e avevo trovato diciamo una bobina intera di piattina per soutache marrone. Ne avevo veramente tanta, non sapevo che cosa farci, allora ho deciso di fare una collana che avesse un po' un aspetto etnico, diciamo, perché come vedete anche i colori, non lo so, mi facevano pensare un po' a gioielli africani, non so perché mi davano quest'idea. Comunque ho deciso di realizzarla in questo modo, utilizzando questi colori. Fare questa collana veramente è semplicissimo, bisogna solo stabilire la sequenza di colori e realizzare la collana partendo da un tubo di plastica trasparente dentro la collana, che è bella consistente, c'è un tubo di plastica trasparente. Stabilite la sequenza di colori, quanto dovrà essere lungo ogni segmento di colore. E avvolgete attorno al tubo. Vedete, io ho scelto di utilizzare il marrone, il tortora, ancora il marrone, e al centro un giallo ocra. Una volta che avrete ottenuto un avvolgimento tale da coprire la lunghezza della collana, che stabilirete voi all'inizio tagliando il tubo, andate a rifinirla. Se volete, o con delle coppette, oppure come ho fatto io, in questo modo. Non so se si mette bene a fuoco. Comunque, ho realizzato delle spirali, diciamo, sempre di fascetta, incollate nella parte superiore, infatti vedete risulta piatta, e che fanno proprio da coppetta, da avvolgimento, per il primo, diciamo, centimetro della collana, e poi ho applicato normalmente un moschettone in questo modo. Volendo si potrebbe utilizzare anche un cavetto armonico per renderla rigida senza chiuderla, però non ci ho ancora provato, magari la prossima proveremo. Per quanto riguarda il tipo di colla che ho utilizzato, qui andiamo all'altra parte del video. Ho utilizzato questa colla qui, che è una colla della stamperia specifica per gioielli, che però io ho utilizzato solamente sulla fascetta soutache, e devo dire che per questo lavoro va veramente bene. Non so, per esempio, le coppette, queste qui, sono interamente fatte con questo tipo di colla, che incolla bene ma non irrigidisce come fa l'attack. Però ha lo svantaggio, diciamo, di richiedere un pochino più di tempo dell'attack, per fortuna, per seccarsi, per asciugarsi. Io l'ho provata solo in questo uso, per fare questa collana. L'ho provata anche per attaccare un cabochon sulla base di Alcantara per poter fare una lavorazione all'embroidery, però devo dire che in quell'applicazione tende molto a irrigidire la parte attorno al cabochon, quindi è più difficoltoso infilare e sfilare l'ago, quindi per quell'uso non mi piace molto. Però per quest'uso la trovo veramente buona, soprattutto considerando il fatto che l'ho pagata all'incirca 2 euro. Il flaconcino
Contiene 23 grammi, però devo dire che è dotato di un, come potete vedere, di un beccuccio, vedete? Quindi si applica anche facilmente. Quindi per quest'uso credo che vada bene, se non si vuole utilizzare la supercolla, quella specifica per bigiotteria. Questa è, diciamo, la prima creazione, quella che ho realizzato utilizzando le piattine su tace. Ho realizzato anche dell'altro, ma questa veramente è ancora più semplice dell'altra creazione. Ho realizzato degli orecchini a perno. In tre colori, verde, onice e rosso corallo. Sono dei semplici orecchini a perno che però io ci tenevo a mostrarvi perché utilizzano i cabochon fatti con i colori Prism Pebeo che vi avevo mostrato in un altro video. Non so se mette a fuoco, ma non credo. In video forse non si riesce a vedere bene, però ci sono le venature, forse qui si intravedono le venature tipiche del colore Prism. Magari vi faccio vedere i neri se sono più visibili. Vedete? Sono i cabochon, sono piatti questi, non sono a cupola, comunque realizzati con i colori della Prism. Ne ho fatti di tre colori. E sono da 12 mm cabochon, se non sbaglio. Li ho realizzati in color, questo qui mi pare che si chiami rosso inglese, onice e verde smeraldo, che sono questi qui. Io li trovo veramente carini, sono facili da fare, perché veramente basta fare il cabochon come vi avevo spiegato nel video precedente, uno dei video precedenti, e basta poi incollarli sul supporto che viene venduto nei negozi online di bigiotteria. L'unica cosa a cui dovrete fare attenzione è di non mettere troppo colore, perché avendo una sua profondità l'alloggiamento, diciamo, e un suo spessore che è abbastanza notevole, il cabochon che ci va sopra, rischiate siccome il prisma prima di solidificarsi ben bene hanno bisogno di molto tempo, rischiate quando andate a incollare il cabochon di far tracimare il colore, rovinandolo così. Ve lo dico perché mi è successo e soprattutto dopo aver attaccato con la colla bicomponente un cabochon in un orecchino a perno, vi assicuro che non lo tirate più via. Infatti dovrò buttarlo tutto. Mi dispiace perché erano proprio quelli del colore, il mio colore preferito, però vabbè, è andata così. Sbagliando si impara. E io vi riporto anche i miei errori così evitate di farli. Niente, spero che questo brevissimo video vi sia d'aiuto in qualche modo e vi do appuntamento alla prossima. Spero di riuscire a registrare un tutorial riguardante un braccialetto macramè. Mea culpa, mi è stato chiesto il tutorial un po' di tempo fa, però io manco dal canale da un po', quindi non ho visto subito la notifica, la richiesta. Quindi cercherò di realizzarlo al più presto. Vi saluto. Per chi non lo facesse già, vi invito a iscrivermi se vi va al mio canale, a seguirmi sulla pagina Facebook e niente, continuate a seguirmi. Ciao!